per par condicio abbiamo qui il papà di Giuseppe Lucisano, il signor Celestino. Allora, buonasera a lei. Questa festa, mi dica, mi dica. Voglio dire quello che non ho avuto modo di dire l'altra sera in occasione della festa del centenario di mia mamma. Prego. Un ringraziamento particolare a tutta la popolazione di Samo, al sindaco, a tutta l'amministrazione comunale, compreso dipendenti, tutti. E tutte le persone che hanno chiesto prima che avvenisse questo, in modo veramente affettivo, non per sola curiosità. Questo mi ha veramente emozionato e commosso. Ringrazio tutti indistintamente per la partecipazione che l'affetto dimostrato nei confronti di mia mamma e di noi tutti. Se mi permette, a livello personale penso che eravamo tutta una famiglia quella sera, perché è stato un evento storico per tutto il paese, per il sindaco, per l'amministrazione, per noi cittadini e per il sito che ha seguito mediaticamente questo evento. A me, come ripeto, veramente sono contentissimo, sono rimasto un po' emozionato quella sera. Certo. Ringrazio ancora tutti quanti, tutta la popolazione completa di sindaco per l'affetto dimostrato, per l'impegno, la disponibilità, per quello che è stato fatto per mia mamma, a nome di tutti i miei familiari. Grazie, signor Celestino. Ora aspettiamo i suoi 100 anni, così li riprenderemo noi del sito. E io auguro che mia mamma abbia tracciato una via un po' per tutti, auguro a tutti 100 anni. Che poi, se lei ha notato, è una coincidenza che l'anno in cui è accaduto il terremoto, 100 anni fa, nel 1908, è accaduto. Sarà un segno del cielo? Del destino? Il primo centenario che si festeggia dopo il terremoto. Ma speriamo che porti bene a tutti. Va bene, grazie e buonasera. Grazie.